Questo video è in collaborazione con G2A. Amici! Acquista giochi PS4, PC, Xbox a prezzi scontatissimi. Oh! Ma non solo. Vogliamo esagerare! Anche gamepad, mouse, tastiere, cuffie gaming, smartphone, gift card, iPad, console e tantissimi altri prodotti visitando il sito. Oh la madonna! Trovi il link in descrizione. Grazie per coordinare. È stato un piacere. Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella 34esima seconda stagione su Formula 1 2020 nella modalità carriera scuderia con la nostra Wayne Racing e con il nostro Pierluigi Wayne affiancati da Mick Schumacher. Signori, ci sono davvero tante novità, prove libere già fatte sull'asciutto, qualifica che faremo sull'asciutto, gara sul bagnato, quindi non abbiamo mai testato sul bagnato, sarà una gara con 5-6 giri con pioggia intensa per poi passare alle intermedie e finire sull'asciutto. Forse sull'asciutto, quindi sarà una gara dove la strategia pagherà. Allora, nelle prove libere non sono andato benissimo, 16ª-17ª posizione, ma ho già testato l'assetto da bagnato, anche se con la pioggia, senza pioggia non possiamo dire se siamo competitivi o no, però ho perso un po' di velocità e questo mi ha portato ad arrivare, almeno nelle prove libere, in una massima 16ª posizione, con Mick Schumacher invece che ha fatto 4ª-5ª posizione e poi in gara si addormenta. Rivalità che finisce oggi, la vincerà Lando Norris che fino adesso ha avuto una vettura più forte, ma attenzione, le carte sono cambiate qui in tavola, perché sulla ricerca e sviluppo adesso siamo in seconda posizione, abbiamo superato anche la Racing Point, però siamo tutte lì. Andiamo a vedere nello specifico sul motore, siamo in seconda posizione, abbiamo messo a sviluppare una nuova componentistica, dopo vedremo bene su cosa, ma una volta arrivata questa componentistica, questo pezzo, possiamo balzare in seconda posizione anche qui, mentre sul telaio siamo in prima posizione, la vettura più leggera della Formula 1 in questa seconda stagione. Allora, ricerca e sviluppo, impatto, parte importante, arriverà la deportanza anteriore e probabilmente vedremo delle gare molto molto più pulite da parte di Pierluigi Wayne, dipenderà anche dal mio dito. Detto questo, utilizzeremo le componentistiche del motore, le parti del motore numero 3 che sono usurate pochissimo, il cambio invece al 45%, questa è l'ultima gara, poi si andrà a sostituire. Veniamo da una 4ª posizione dove ho commesso 2-3 errori e se non commettevo quegli errori forse potevo arrivare anche in 2ª-3ª posizione. Siamo pronti signori, mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su, scaricate e acquistate i giochi su G2A, seguitemi su tutti i social, trovate il tutto, tutte le informazioni nella info box, nelle info del mio video, ok? In descrizione. Andiamo. Se vi state chiedendo perché dietro alle mie spalle non sono accesi LED, signori, sì, lo state pensando, sì, si sono fulminati di nuovo, quindi ho sradicato tutto e cercherò una nuova soluzione per rendere più confortevole il tutto. Ok, utilizzeremo le soft in questa qualifica che andrà male, visto che l'assetto sarà molto, molto, con molta tenuta, ma non molto veloce, quindi sul dritto andremo a perdere qualcosina, guardate bene, ok? Dopo 20 minuti di gara incomincerà a piovere di meno, adesso bisogna capire se sono 20 minuti reali o 20 minuti di gara. Se sono 20 minuti di gara, allora passeremo alle intermedie, se sono 20 minuti reali probabilmente vedremo una pioggia meno intensa proprio alla fine e quindi non ci sarà bisogno neanche di andare ai box. Allora, assetto, andiamolo a vedere insieme, abbassiamo come sempre il carico del serbatoio con aerodinamica, trasmissione, geometria, sospensioni, freni, gomme e in questo tracciato mi serve concentrazione. Norris attualmente primo, ma sul dritto perdo tantissimo. Vedremo se la strategia delle altre vetture sarà un mega flop e quest'oggi in gara invece noi sul bagnato andremo alla perfezione. Vediamo.
Vedete? Vado a perdere tutto sul dritto. Ah, è vero, siamo 22. Scusate, ma in realtà le vetture sono 20, solo che adesso c'è la Win Racing. Beh, mi dà tantissimo Norris, con quell'assetto. Di sicuro utilizzano un assetto d'asciutto. Cerchiamo di salire il più possibile. Sedicesimi, come vi ho detto, è la stessa prestazione che abbiamo fatto nelle prove libere. Le qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi tre. Norris, Perez e Carlos Sainz. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Mi chiedo, perché Mick Schumacher va bene quando Pierluigi Wayne va male? C'è mai una gara dove Mick e Pierluigi Wayne lottano per le prime posizioni? Ma attenzione, perché comunque la posizione che abbiamo ottenuto in questa qualifica è un po' fasulla, perché se andiamo a vedere un po' i tempi, a parte le prime quattro, poi sono tutte sull'1.24 e noi siamo sull'1.25.1. Sì, c'è un gran bel distacco tra Pierluigi Wayne e Sebastian Vettel, le Ferrari stanno davvero scarseggiando nell'ultimo periodo, però vi ricordo che noi siamo con un assetto da bagnato, può essere anche che Leclerc e Vettel abbiano impostato un assetto come quello di Pierluigi Wayne. Lo vedremo in gara, sul bagnato cambierà tutto, signori, andiamo. 2-1 per Lando Norris. E continua a fare punti, arriva a 30, 10 punti di vantaggio. Comunque, da quando abbiamo sviluppato la vettura, attenzione la fama che si abbassa, da quando abbiamo sviluppato la vettura qualche punto lo abbiamo guadagnato su Norris. All'inizio ci stava proprio schiacciando in una maniera incredibile, adesso siamo più o meno alla pari. Adesso questa qualifica è fasulla, vedremo in gara, anche se non so se alzare il piede sul bagnato, non ho testato, non c'era la pioggia, quindi occhio perché alle prime curve può succedere di tutto a tutte le vetture. Andiamo. Allora signori, la pioggia è intensa, andiamo a vedere insieme l'assetto che ho optato. Allora, diminuirà un po' la pioggia quasi alla fine della gara, quindi non so se ci sarà tempo per entrare ai box. Allora, il carico del serbatoio lo mettiamo bassissimo. Adesso bisogna sperare che la prestazione di Pierluigi Wayne sia stata meno prestazionale delle altre vetture, proprio perché il pilota italo-americano ha un assetto da bagnato e loro no. Se loro dovessero avere un assetto da asciutto, allora, nei primi 5-6 giri dobbiamo fare lo sfracello. Speriamo bene, signori. Spero di aver azzeccato la strategia. Andiamo. Non parlo più, Il sorpasso illecito di tua nonna. Cedi la posizione e passa. Una penalità. Avvertimento, collisione con Albon. Oh! Tredicesimi. Si vede nulla. Vettel e Leclerc hanno preso posizioni. Secondo me Vettel e Leclerc hanno il nostro stesso assetto. Oh, mi tocca e va a lungo Vettel, mi sta toccando. Maledetto. Si vede niente. Un lungo anche Albon. Bandiera gialla. Continua così. Vettel si è girato?
Dai Albon, che già hai rotto un po' tre quarti di sapete cosa. Dodicesimi. Secondo me le altre hanno un assetto da almeno quelle che abbiamo superato fino adesso. Erano da asciutto. Oh, ci siamo allontanati un po', quindi adesso abbiamo una migliore visibilità del tracciato. Vediamo se riusciamo a guadagnare. Mamma mia, la stavo per perdere. Spero di riuscire a prendere Kvyat. Mick davanti a noi. No. Incontrollabile. Albon si avvicina, noi perdiamo la coda delle prime 11. Norris. Ma non si tiene. Difficoltà, ho difficoltà, mai testato sul bagnato. Le altre non sbagliano nulla, quello è il problema. È che le altre non sbagliano nulla senza aver mai testato sul bagnato. Che cacchio. Siamo dodicesimi. Pensavo di essere undicesimo. Tre secondi da Kvyat. Se non ce la facciamo, eh. Sa che l'assetto non serve a nulla. Ok, distanza dal compagno di scuderia 6,3 secondi. Ma la senti, sentite il motore? Lo sentite? Fa così perché perde aderenza. Si sente che stiamo slittando. Stiamo perdendo. 3-3. Tre decimi persi. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. 3-5. Non so ragazzi, se non si abbassa un po' l'intensità mi sa che non ce la facciamo. Aia. 3-8. Il
Il circuito è sicuramente migliorato rispetto a pochi minuti fa. Sì. Se si riuscisse a spostare ancora un po' d'acqua, potremmo passare alle gomme intermedie. Sarebbe... non lo so. Beh, abbiamo capito che sul bagnato siamo da dodicesima. Quindi speriamo... Il pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi, accelera. Sì, certo, tra un po' mi giro. Guarda, va. Vai! Niente, sono infilato. Sono infilato Albon. Kvyat. No, è Albon. Cinque da Kvyat. Vedi. La riesco a tenere. 5-5 da Kvyat. Come faccio? Mi devo inventare qualcosa. Ma cosa? Cosa mi invento? Innanzitutto con le intermedie, se dovessimo andare ai pit, abbassiamo il carico. Lo mettiamo a 4. Sei da Kvyat. Non ce la faccio proprio. Sto perdendo davvero tanta benzina, eh. Niente, ho perso le informazioni su Leclerc. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Niente. Più si va avanti, meno è stabile. 14esimi. Due posizioni perse per un traversone incredibile. Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Vedi, l'ha aperto, ma dai. No, ma fino alla fine mi giro, eh. Non ce la faccio, raga. Porca puttana. No, dai. Sono già 2 secondi quelli davanti, oh! Madonna che merda! Ma io non ho potuto testare, perché quelli non sbagliano nulla, dai! Comunque mi sa che l'assetto da bagnato non paga. Ci stanno passando tutti. Passa anche Kimi. Siamo 15esimi, stiamo facendo come i gamberi.
perché si vede che l'aderenza non ce n'è più, eh. Già così. Dai, Russell, più veloce di me, eh? Possibile? Questa pioggia leggera dovrebbe durare un po'. Le gomme intermedie e quelle da bagnato al momento garantirebbero un ritmo simile. Ok. Ok, ritmo simile. È già una cosa, eh? Ma ormai è troppo tardi per entrare in box. Mancano quasi 5 giri. Non ha senso. Ci perdo troppo tempo nelle curve perché non la tengo. Niente. Faccio una gara bene. Forza, e una male. Possiamo tentare il sorpasso. Usa la modalità sorpasso. Ma che, dove la uso la modalità sorpasso? Dove? Dove che tra un po' mi giro? Mortecci tua. Si abbiamo gira proprio. Carburante sufficienza per altri 5 giri. Oh, Russell. Niente, più veloce di me Russell, signori. Devo abbassare qui, se no non arriviamo al traguardo. Si abbassa un po' l'intensità della pioggia. Una slitta che è una cosa, oh. Che cazzo è? La slitta questa di Babbo Natale. Leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 3,1. No, Russell, qua no. Non ci puoi provare qua, Russell. Bandiera gialla, metti la safety car, ti prego. Metti la safety car, ti prego. Metti la safety car, ti prego. Metti la safety car. Metti la safety. No. Ogni volta. Non me la mette. Attenzione, è entrata in pista, oh, la safety car. Box. Fai attenzione, mantieni il tempo delta. Box. Positivo, riceverai. Box. Rallenta, mantieni positivo il delta. Finisci di parlare. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta. Gesù mio, Gesù mio, stai zitto. Sì, mo ci fermiamo. Confermo la sosta al termine di questo giro. Intermedia. Ci provo. Fermiamoci, dai, su, fermiamoci. Non mi fa selezionare le cose quando parla quel deficiente. Grande Grosjean. Dai. Dai, dai, dai. Io ci provo con le intermedie, ma non lo so, Fermiamoci. Ci siamo fermati. Carico adesso pure un po' più. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Non sono entrate in box, quindi o perdo tutto, o perdo tutto, o guadagno tutto. Vediamo. Le altre continuano, ma c'è la safety car. Riusciremo a recuperare? Ci proviamo, alla fine era un disastro. Dai. Non dare gas. Speriamo bene. Non ne sono sicuro. L'unico che è entrato in box, ci sarà un motivo. Poi mancano due giri. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ma tu, questo è peggio di prima. Dai, proviamoci. Allora, proviamoci. Dai, che le intermedie sono colore Wayne Racing. Dai, me lo sento.
Aia. Che cazzo di problemi ha la miscela? La utilizzo male. Utilizzo male il pedale dell'acceleratore. Adesso vediamo se riesco a recuperare. Vettel è dietro di me. Per quale motivo? Si era girato, è vero. Riusciremo ad arrivare in tempo? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dai, dai, dai. È molto più stabile, eh? Attenzione. Sì, attenzione. Se non entra nei box, forse. Dai, 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 dobbiamo recuperare. Dimmi che non entra adesso la safety car. È fucsia. Fucsia. Sì. No, perché mancano solo questi giri? Ma dai, che sfiga di merda. Dai, li ho presi? No? Mancheranno poi pochissimi giri, eh. Davvero pochi. Mamma mia, il fucsia. Sì. Sì, signori. Adesso è il momento, eh. Li ho presi. Ok, avremo pochissimi giri. Due giri e in due giri dobbiamo bruciare tutti. Ci proviamo. Fino alla fine, signori. Fino alla fine. Meno male. Ho fatto il fucsia nel primo settore. E adesso, signori, siamo dietro Leclerc. Ma dobbiamo cercare di arrivare almeno decimi. Le altre non hanno sostituito. Le altre non si sa per quale motivo riescono a girare facilmente. Allora, taglio e ci vediamo appena rientrerà la safety car tra pochissimi secondi. Di nuovo pioggia intensa? Da, ma è stato fatto apposta. Dai, diceva che non pioveva più poi. Safety car in questo giro. Safety car in no, questo vabbè, giro. Mi stanno prendendo in giro. Assicuriamoci di mantenere le gomme in temperatura e ricorda, non sorpassare fino al momento. Ma perché ci sono le altre vetture davanti? Fino alle bandiere verdi. Madonna, perché scricchiola l'audio quest'anno su Formula 1 in alcuni GP? Perché adesso piove così forte? Oh, come fa? Cosa dobbiamo fare? Dai! Ci abbiamo? Oh. Dai, dai, subito. Subito, abbiamo pochi giri. Devi utilizzare il pulsante del sorpasso più bravo. Spesso. C'è bravo, bravo, bravo. Da usare. Merda, oh, non lo posso vedere. Che cos'è? Perché sono così veloci quelli? Dai, dai, su Leclerc, muoviti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Dai, Charles. Guarda che ti tampono, e ti tampino pure. Uno. Ma abbiamo pochi giri. Perché finisce subito? Latifi adesso. Vai, 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 vai. Sulla tipi. Madonna, che botta ho tirato alla tipi. Che botta gli ho tirato. Ah! Dai, e manca l'ultimo giro. Ce la facciamo. Dai. È finito già l'ERS. Che schifo è. Dai. Ma giusto sto deficiente qua davanti. Sei all'ultimo giro. Me ne sono accorto. Levati. Con
Levati. Oh! Dove va? Ma sto con di merda! Levati! Cosa ti lotti? Guarda sto pezzo di merda, guarda! Avvertimelo, devi dare a lui che cambia traiettoria, non a me! Niente, non si può superare, si mette a fare gli zigzag della nonna! Fatti a fare gli zigzag da un'altra parte, per favore! Togliti! Peccato, altre due giri eravamo lì. Peccato. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Raga, sono pochi giri. Se vuoi fare una strategia non la puoi fare. Bello Russell, è un cerchio. Più o meno, siamo là, è vero. Si carica all'infinito sto gioco. Dovevo sentire tutta la colonna sonora, ma non parte. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato, che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Ora una domanda per te, Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Come pilota del giorno il mio voto va di sicuro a Lando Norris. Oggi ha confermato in pieno la sua reputazione e può senza dubbio tornare a casa testa alta, meritatamente. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Bella prestazione anche per la Racing Point, che dopo questo weekend migliora la posizione in classifica. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Non si può neanche testare. Buttate una secchiata d'acqua nelle prove libere, fatemi capire, Gesù mio. Comunque, appunti ci va Mick, porta a casa 8 punti per la VR21. Vince Norris, poi Perez, Hamilton, quindi diciamo che nella classifica piloti Bottas sì, è in vantaggio di 74 punti, ma Hamilton cerca di recuperare. Noi siamo sempre in decima posizione. Mick cerca di salire la china con questa prestazione. Diciamo che nei GP, quelli più difficili, quelli dove non ti aspetti la giocata di Mick, lui invece fa bene. Nei GP dove aspetti che lui faccia bene, fa malissimo. Va bene, molto bravo sul bagnato Mick. L'abbiamo già notato negli scorsi GP, negli scorsi anni, dove comunque faceva molto meglio che sull'asciutto. Detto questo, siamo partiti quindicesimi e abbiamo finito in quindicesima posizione. Abbiamo fatto anche una sosta, peccato perché 1.38.7. Con 1.38.7 potevamo davvero fare bene. Altre 2-3 giri, signori, ed eravamo, secondo me, quarti o quinti. Mannaggia. Ottima giornata. E tu che ne dici? Ma mi prende per il culo questa. Al momento, chi nomineresti come tuo rivale numero uno? Ah, devo scegliere il nuovo rivale, Vettel, Bottas, Trottolina, contro Trottolina, sì, questa la vinciamo. Come pensi che abbia influito il clima sul risultato di oggi? Certamente non ha afflosciato il nostro morale, ha cambiato le strategie, ma i migliori piloti hanno comunque dato il meglio. Non è vero, perché noi siamo arrivati quindicesimi, è vero, allora non siamo... Certamente non ha afflosciato il nostro morale. Ma che cacchio ne so, ti è questo? Qual è stato il segreto per la vittoria del tuo compagno di squadra? L'abilità del pilota non c'è, no, è la macchina. Però il problema è che la mia macchina non ha fatto nulla. Ha sfruttato l'assetto aerodinamico al meglio, dai. Io ho fatto cagà. Oggi più che Formula 1 sembravano auto... Ma va a cagare, va. Ti rispondo proprio, sta cogliona. Ti ringrazio. Usalo da un'altra parte il microfono. Allora, non perdiamo fama, il che è una cosa positiva. Sul denaro,
Grazie a Mick, portiamo a casa qualcosina, se non vado errato, vediamo. Sì, Vacanziero ci porta 243.000, mentre Xenon e l'altro niente. Pagamento base, totale, abbiamo fatto 100.000. Niente di che, non abbiamo guadagnato tantissimo, eh. Poi, su Norris, invece, non si sa. Abbiamo perso, non ci dice nulla, va bene. Ok, ragazzi. Allora, mettiamo a sviluppare qualcosina prima di salutarci. Perché non mi fa sviluppare praticamente nulla? Allora, andiamo a fare un po' di eventi sponsor. Abbiamo 4 giorni in cui possiamo fare pubblicità sponsor. E questo l'abbiamo fatto. Sulle strutture invece abbiamo 9 milioni, quasi 10 milioni, non possiamo far nulla, ce ne servono intorno ai 12 se non vado errato. Adesso, società, ok, mercato piloti non ci interessa, vi faccio vedere nel frattempo, solo vi ordino un po' la valutazione dei vari piloti. Quindi Hamilton, Verstappen si avvicina e Bottas insieme a Ricciardo e Leclerc. Vabbè, però è primo. Allora, il bilancio è buono. Posizione in classifica. Lo scorso anno cosa abbiamo fatto? Non ho capito perché una volta che finisce il GP si mette all'aggas sto gioco. È una cosa incredibile. Lo scorso anno 14esimi. Passo indietro. In Ungheria siamo arrivati 8esimi. Quindi nel prossimo GP dobbiamo cercare di arrivare almeno in quarta posizione. Mi aspetto almeno una quarta posizione, anche se l'Ungheria non è il mio GP preferito, dove vado benissimo. Vedremo poi in Belgio. Va bene, ragazzi, un bacione, un abbraccione, ci vediamo nel prossimo GP. Peccato, qualche giro in più e succedeva il casino, il bordello. Ciao a tutti. Let me take you far.